tradizione ci riunisce di nuovo, tutti insieme. Tra visi già conosciuti e nuovi componenti, a prendere posto tra le fila della nostra grande famiglia, l'Atletica Agropoli. Lo scorso anno, allo stesso modo, cominciamo il 2017. Il sogno era quello di realizzare un anno ricco di soddisfazioni, con la consapevolezza che soltanto il duro lavoro avrebbe premiato le nostre aspettative. Una società che si fa in quattro per l'atletica. Il settore giovanile, il master, l'assoluto, gli eventi. Quattro reparti impegnativi, gestiti con il massimo dell'entusiasmo e la passione che ci contraddistingue. Il nostro cuore pulsante, il settore giovanile. Un'onda di giovani in rosso-blu a livello regionale e nazionale, legati alla corsa campestre, alla pista e alla marcia, che si divertono e vincono insieme. Sei campioni regionali, 15 argenti regionali, 9 bronzi regionali, 6 convocazioni in rappresentativa regionale, 3 presenze ai campionati italiani. I risultati regionali di squadra: terzo posto nella marcia maschile, secondo posto nella corsa in montagna maschile, secondo posto su pista under 12 maschile, secondo posto cross under 12 femminile, terzo posto cross under 14 femminile, terzo posto cross under 16 femminile e terzo posto su pista under 16 femminile. Entusiasmo e passione al di là del tempo. Il settore master. Il piacere di viaggiare unito allo slancio per la corsa nel raggiungere l'obiettivo maratona. 10 km, mezza maratona, maratona e trail per ben 27 gare coperte nell'anno. Il cuore che batte per grandi sogni, il settore assoluto. Sacrificio, desiderio di risultati importanti, un pizzico di pazzia, un gruppo con grandi obiettivi, un settore assoluto dove crescere diventa priorità per realizzare i propri sogni. I risultati regionali di squadra. Secondo posto prove multiple under 18 maschile. Primo posto prove multiple under 18 femminile. Secondo posto prove multiple assoluti femminile. Primo posto su pista under 18 femminile. Secondo posto cross under 20 femminile. Terzo posto su pista assoluti femminile. I risultati nazionali. Quinto posto nelle prove multiple assoluti femminile. Sesto posto nel gruppo ostacoli under 18 maschile. 2 bronzi nazionali, 5 atleti ai campionati italiani, 21 campioni regionali, 14 argenti regionali, 10 bronzi regionali, 6 convocazioni in rappresentative regionali, 4 convocazioni nazionali. Un argento europeo. Medaglia d'argento sui 110 ostacoli per l'atleta cilentano Giuseppe Filpi alle Olimpiadi giovanili Under 18 che si sono svolte in Ungheria. Il campano di Novi Veli, attivo ad Agropoli con il tecnico Angelo Palmieri, si è aggiudicato il secondo posto con il tempo di 14 e 21 secondi.
Solo costanza e la determinazione possono farti mordere la medaglia. L'emozione era davvero tanta, soprattutto perché era la prima gara nazionale. È un risultato davvero inaspettato perché arrivo qui con il quarto tempo e me ne vado con un argento che vale molto. Un argento europeo che vale molto. Amore per la terra di appartenenza, sacrificio per lo sport, i nostri eventi. Un impegno che abbiamo preso col nostro territorio per proiettare l'atletica verso un turismo di qualità. Un'unica forza organizzativa, la stessa che nel 2017 ha stupito con due tricolori al Pietro Mennea di Agropoli. Una finale a argento, una serie B under 18 per campioni di oggi, di ieri e di domani a calcare il manto blu di Agropoli, città dello sport. Il 2018 vedrà Agropoli inondarsi di entusiasmo italiano. Una finale nazionale Libertas, una finale nazionale ASI, due campionati italiani FIDAL che proietteranno Agropoli in un 2018 da primato mondiale.